Benvenuti al canale Momento in Cristo, dove ci immergiamo nelle pagine del passato per svelare storie emozionanti e ispiratrici. Preparatevi per un viaggio unico nel tempo, dove le virtù si intrecciano con sfide straordinarie. Nel XVI secolo, in mezzo all'effervescenza dell'Inghilterra Tudor, emerge la notevole storia di Santa Margherita Kliderov, una donna coraggiosa, madre di famiglia, che sfida le onde tumultuose della persecuzione religiosa. Immaginatevi trasportati in un'epoca di intrighi, dove la fede cattolica affronta la tempesta della riforma inglese. In un'Inghilterra conosciuta come l'Isola dei Santi, assisteremo alla saga di Margherita, una donna coraggiosa che ha osato sfidare la tirannia religiosa. È diventata un faro di fedeltà, resistendo alla pressione di una regina spietata e difendendo la vera Chiesa in mezzo a un contesto ostile. Attraverso questa narrazione, esploreremo i momenti più incisivi e curiosi della vita di Santa Margherita Kliderov, dalla sua conversione coraggiosa alle sfide inimmaginabili che ha affrontato. Questa storia è una testimonianza della forza della fede in mezzo all'avversità. Accompagnateci in questo affascinante viaggio nel passato, mentre sveliamo i dettagli sorprendenti di questa donna straordinaria. Preparatevi ad essere coinvolti in una trama di coraggio, sacrificio e devozione. E ora, senza ulteriori indugi, siete tutti i benvenuti al canale Momento in Cristo. Allacciate le cinture per un viaggio unico nel cuore di vite che hanno trascorso il comune. Iscrivetevi, attivate le notifiche e unitevi a noi in questa incredibile avventura storica. Si può affermare che non esista odio più grande di quello che si insorge contro la verità religiosa. Ne abbiamo un esempio nel raffinato sadismo con cui sono stati trattati i primi cristiani e anche nella sofferenza dei cattolici durante la pseudoriforma inglese nei secoli XVI e XVII. Uno di questi martiri fu Santa Margherita Kliderov, la prima donna a essere martirizzata in quel periodo. Fu schiacciata da un peso di circa 700 kg per non voler rinnegare la vera fede cattolica e per aver ospitato sacerdoti cattolici. L'Inghilterra fu un tempo chiamata l'Isola dei Santi. Tuttavia, sin dal Medioevo, i suoi re divennero generalmente prepotenti riguardo ai diritti della Chiesa, portando, ad esempio, al martirio di San Tommaso Becket, 1170. Successivamente, nel 1531, Enrico VIII ruppe con il Papa per il suo rifiuto di annullare il suo legittimo matrimonio con Caterina d'Aragona. Il re lussurioso si dichiarò protettore e capo supremo della Chiesa d'Inghilterra, dando origine all'anglicanesimo. Chiunque non fosse d'accordo con il suo divorzio e l'adozione di tale titolo veniva decapitato, come accadde a San Tommaso Moro e a San Giovanni Fisher nel 1535. Per lo stesso motivo, alcuni monaci certosini e francescani furono eseguiti. Da allora, per varie circostanze, si verificò la graduale protestantesimazione di ciò che restava di cattolico nella religione anglicana, e l'assedio ai cattolici divenne sempre più stretto, producendo vari martiri. Nel 1558, l'empia Elisabetta I succedette a suo padre sul trono. Non solo seguì la funesta politica di Enrico VIII, ma la radicalizzò sempre di più. I cattolici fedeli, soprattutto i membri del clero, furono costretti a nascondersi per praticare la vera religione, sotto la costante minaccia di prigionia e morte. La Santa Messa fu vietata e la popolazione fu obbligata a partecipare ai servizi nelle chiese anglicane. In questo contesto, a York, nell'anno 1556, nacque Margherita, figlia di Tommaso Middleton, un commerciante di successo di cera e commissario della città. Nel 1571 sposò Giovanni Kliderov, un facoltoso agricoltore e macellaio che avrebbe ricoperto diversi incarichi pubblici a York diventato uno dei cittadini più ricchi. Gli fu permesso di usare il titolo di Sir prima del nome. Margherita lo aiutava nella macelleria, molto amata dai clienti per la sua onestà e simpatia. La famiglia di Tommaso Middleton non oppose resistenza alla nuova religione e alla regina come capo della Chiesa. Per questo motivo, Margherita fu educata nell'anglicanesimo. Nonostante non sapesse né leggere né scrivere, conseguenza della persecuzione che sopprimeva gli ordini religiosi e il sistema educativo inglese,
Margherita aveva una buona intelligenza e molta perspicacia. Venuta a conoscenza della persecuzione contro i sacerdoti e i laici che difendevano l'antica fede cattolica, decise di istruirsi in essa, convertendosi 3 anni dopo il matrimonio. La nuova convertita si dedicò con ardore alla pratica della religione cattolica. Pregava a lungo, si confessava frequentemente e quando un sacerdote celebre ava segretamente la messa in qualche casa cattolica, lei vi partecipava e faceva la comunione. Il suo ardore non si limitava a questo, si dedicò all'apostolato, cercando di confermare nella fede i cattolici perseguitati e cercando di ricondurre al seno della Chiesa coloro che si erano allontanati per debolezza. Giovanni Kliderov, che per comodità seguiva la nuova religione, concedeva tuttavia totale libertà alla moglie. Diceva di trovarvi solo 2 difetti. Digiunava troppo e non lo accompagnava alla chiesa anglicana, cosa che gli valse alcune multe. Quando la moglie cominciò ad ospitare a casa sacerdoti proscritti, lui preferì ignorare il fatto per stare in pace con la propria coscienza e non dover denunciare la moglie. Il Casal Kliderov ebbe 3 figli, Enrico, Anna e William, nato in prigione. Con il permesso del marito, Margherita li educò nella religione cattolica. Non avendo studiato, assunse un precettore cattolico per istruirli. Col tempo, inviò il figlio più grande al seminario di Douai, in Francia. Ciò era considerato un crimine, e fu nuovamente imprigionata. Dopo la sua morte, i figli perseverarono nella fede, i ragazzi divennero sacerdoti e la ragazza, religiosa. La situazione, tuttavia, peggiorava gradualmente per i fedeli cattolici. Nel 1581, il governo della crudele regina anglicana emanò i decreti di persuasione, dichiarando la conversione di qualcuno alla fede cattolica un crimine di alto tradimento. Il decreto limitò notevolmente l'azione di Margherita, che fu presto considerata sospetta e arrestata più volte, una delle quali per 2 anni. La eroina cattolica sfruttava la reclusione per fare veri ritiri spirituali, durante i quali la sua anima si univa sempre di più a Dio. Durante la prigionia, iniziò a digiunare 4 giorni alla settimana, una pratica che continuò anche dopo la sua liberazione. Fu anche in prigione che, con perseveranza, riuscì a imparare a leggere e scrivere. Margherita aveva trasformato una stanza della sua casa in un rifugio per sacerdoti in caso di persecuzione. Affittò anche, con lo stesso scopo, un'altra casa nel caso in cui la sua fosse finita sotto sospetto. Molti dei sacerdoti da lei accolti furono poi martirizzati. Possedeva un armadio segreto con tutto il necessario per celebrare la messa. Secondo la tradizione locale, Margherita arrivò persino a nascondere sacerdoti nell'osteria del Cigno Nero, a Pisol Megrim, sotto il naso dei persecutori. Santa Margherita aveva una personalità affascinante e attraente. Il suo biografo commenta che tutti l'amavano e accorrevano da lei in cerca di aiuto, conforto e consiglio nei loro dolori. I suoi servitori l'amavano con un amore così reverente che, nonostante lei li correggesse con ragionevole severità per i loro errori e le loro negligenze, e sapendo quando i sacerdoti frequentavano la casa, avevano tanto cura di conservare i loro segreti quanto se fossero figli veri. Iniziava la sua giornata con la meditazione e, se c'era qualche sacerdote, assisteva alla messa inginocchiata dietro i suoi figli e impiegati. Nel 1585, la situazione peggiorò ulteriormente. Elisabetta I emanò il cosiddetto statuto, rendendo crimine di alto tradimento il fatto che qualsiasi sacerdote, soprattutto gesuita, rimanesse nei suoi domini. L'eroica Margherita affermò, «Per grazia di Dio, tutti i sacerdoti saranno ancora più i benvenuti, e farò tutto il possibile per far progredire il culto cattolico divino». Il 10 marzo 1586, João Kliderov fu convocato per spiegare al Consiglio Comunale il viaggio di suo figlio all'estero. Come membro del Consiglio e noto anglicano, riuscì a giustificarsi. Ma ordinarono una perquisizione della sua casa. Margherita non si preoccupò troppo, perché al momento non c'era nessun sacerdote rifugiato, e i suoi figli e i suoi servitori erano di fiducia. Ma gli agenti fecero irruzione in modo improvviso, proprio nella stanza delle lezioni dei bambini. Il professore fuggì dalla finestra. Tutto
Tuttavia, nella stanza c'erano altri bambini del quartiere, uno dei quali prese panico e finì per mostrare alle autorità il nascondiglio segreto e l'armadio dove si trovava il materiale per la messa. Con questo, la polizia aveva prove contro Margherita. I suoi due figli furono mandati a casa di un protestante, e i suoi servitori furono messi in prigione. Margherita si rifiutò di sottoporsi a un processo. In esso, suo marito, i suoi figli e i suoi servitori avrebbero potuto essere chiamati a deporre, possibilmente sotto tortura, cosa che lei voleva evitare. Sapeva che in ogni caso sarebbe stata giustiziata. Non conosco alcuna offesa per cui devo confessarmi colpevole. Non avendo commesso alcuna offesa, non ho bisogno di un processo, disse lei. I giudici la condannarono quindi a essere schiacciata a morte, una pena inflitta a coloro che non si sottoponevano a processo, per aver ospitato e mantenuto gesuiti e sacerdoti del seminario, traditori della maestà della regina e delle sue leggi. Nel momento del supplizio, a Margherita fu chiesto di pregare per la regina. Lo fece desiderando la conversione del monarca alla vera fede. Alcuni anglicani presenti le chiesero di pregare con loro. Lei rifiutò, affermando: «Non pregherò con voi, né voi pregherete con me. Non diremo amen alle vostre preghiere, né voi alle mie». I due boia incaricati della terribile esecuzione assunsero alcuni mendicanti per sostituirli. Margherita, che aspettava il suo quarto figlio, fu distesa su una pietra affilata che, quando premuta, avrebbe dovuto romperle la schiena. Sul suo corpo fu posta una porta, e su questa furono impilati grandi blocchi di pietra, fino a quando la martire fu completamente schiacciata sotto un peso di quasi 700 kg. Fu martirizzata il 25 marzo 1586, il Venerdì Santo. Dopo la morte di Kliderov, Elisabetta I scrisse ai cittadini di York per dire che era rimasta sconvolta dal trattamento riservato a una donna. A causa del suo sesso, Kliderov non avrebbe dovuto essere giustiziata. Ciò suona come un'ipocrisia, poiché fu ciò che fece l'anno successivo con la cattolica Maria Stuart, a cui ordinò di decapitare per non avere una rivale al trono d'Inghilterra. Nella vita dei grandi santi, un ingrediente che troviamo sempre è il coraggio. Santa Margaret Clitheroe fu imprigionata nel 1586. Il suo crimine, perché, con grande carità, accoglieva e nascondeva in casa i sacerdoti perseguitati dalla falsa religione della tirannica regina. A causa di ciò, fu imprigionata e torturata a morte. Morì senza tradire nessuno, senza abiurare la fede. Qual è il segreto di una resistenza così grande? È stato che attraverso la fedeltà quotidiana alla vera Chiesa fondata dal nostro Signore Gesù Cristo, ha avuto la forza di affrontare qualsiasi giudizio. Santa Margaret Clitheroe è stata fedele nella pratica quotidiana della sua religione, nonostante i pericoli. Quando la grande prova arrivò, lei era pronta. Santa Margherita è un esempio per tutti i cristiani che oggi soffrono persecuzioni e martiri in varie parti del mondo. Come premio per la sua fedeltà alla fede cattolica, il nostro Salvatore, l'innocente degli innocenti, l'ha chiamata in paradiso nello stesso giorno in cui lui, l'Agnello Immacolato, si è consegnato per tutti noi. Ebbe la grazia di subire il martirio un Venerdì Santo. Santa Margaret Clitheroe, prega per noi. Amen. Giunti alla fine di questo incredibile viaggio nel passato, ispirati dal coraggio e dalla devozione di Santa Margherita Clitheroe, invito ciascuno di voi a diventare parte di questa comunità che celebra la storia delle santità. Se questa storia ha toccato il vostro cuore e vi ha fatto riflettere sulla forza della fede in tempi difficili, non esitate a iscrivervi al canale Momento in Cristo. Esploriamo insieme più narrazioni che trascendono il tempo. Condividete questo video con amici e familiari che cercano ispirazione e conoscenza storica. Lasciate il vostro like se avete sentito la forza di questa storia e volete più contenuti come questo. Costruiamo insieme una comunità di appassionati di storia e fede. Benvenuti, iscrivetevi, condividete e lasciate il vostro like per continuare a esplorare insieme le straordinarie lezioni del passato. Grazie per far parte di questo viaggio con noi.